La maledizione della perla di Lillian Allen Norton, chiamata Lillian Nordica. Questa era una cantante di opere classiche come quelle di Wagner, che aveva capacità canore al di fuori del comune. A Parigi, mentre studiava il canto, la ragazza notò una bellissima gioielleria dove c'era esposta una straordinaria perla. La ragazza decise di entrare nel negozio per acquistare quell'incantevole gioiello. Appena entrata, il gioielliere gli iniziò a parlare della misteriosa storia di quella perla, dicendo che il gioiello portava sventura e chiunque ne diventava proprietario aveva delle tragedie. Ma Lillian Nordica era intenta a prenderlo ugualmente e una volta acquistato, insieme alla perla, prese anche un biglietto che l'accompagnava con una frase enigmatica. Nata tra i flutti di Samarai, troverai la via del ritorno ai fondali che l'hanno dato vita. Dopo essersi esibita a Londra, Lillian Nordica riuscì ad ottenere una importante tournée mondiale. Dopo qualche tempo si sposò ed allora iniziarono a manifestarsi gli eventi nefasti. Ma si sposò per ben 3 volte. Il primo fu un incidente. Il secondo marito divorziò da lei. E con il terzo, dopo 5 anni felici trascorsi insieme, mentre stavano facendo una crociera intorno al mondo, nella zona della Nuova Guinea dove la perla era stata trovata, il piroscafo della crociera naufragò. Lillian Nordica venne trovata viva e messa in salvo, ma era in forte stato di shock e aveva riportato gravi problemi mentali e morirà poco dopo, il 10 maggio del 1914, lasciando in eredità anche i gioielli, compresa la perla. Successivamente una dichiarazione di un servitore riferì che la perla era ritornata in mare, dove era stata trovata, in Nuova Guinea.